Buonasera a tutti, buonasera. Adesso, cari allegriani, abbiamo un mister top, top mister. Ci ha fatto vincere, ci ha fatto vincere. Il cazzo ci ha fatto vincere, il cazzo ci ha fatto vincere, il cazzo. Complimenti all'Inter, complimenti perché l'Inter non ha giocato, ha amministrato. Lo possiamo dire, l'Inter per 90 minuti ha amministrato. E quando dico amministrato, è ancora più vergognoso, ancora più vergognoso. Perché quando una squadra ti amministra, vuol dire che tu sei stato zero, scusami, scusate, meno di zero. Sei stato sterile. Sterile, peggio di uno spermatozoo di una persona di 90 anni, perché per tutta la partita non hai fatto un cazzo, inguardabile, inguardabile, cioè vedere una squadra arrendersi, si è arresa fin dall'inizio con una formazione che io non l'ho mai capita, Bonucci, Alessandro Bremer. Ora Bonucci da quanti anni non gioca? Si è fatto uccellare con Bremer in mezzo da Di Marco. Neanche mio nipote che gioca nei Pulcini si sarebbe mai fatto uccellare in questo modo. Neanche mio nipote che gioca ai Pulcini. È uno scandalo vedere una squadra senza una punta. Ok, mancava Vilic e Vlaovic e Ken, ma hai Milik. Mettila una Cristo Dio di punta fin dal primo tempo. Vedere falso 9 Di Maria e Chiesa, ma come fanno a renderti da punta? Lì davanti non c'era nessuno perché loro agivano da esterni. Ma come ragioni? Come ragioni Allegri con il culo? Tu ragioni con il culo, Allegri. Ragioni con il culo perché non è possibile vedere una squadra impostata in questo modo. Non è possibile. Cioè, non abbiamo fatto niente per 90 minuti. Niente per 90 minuti, ragazzi. Non abbiamo fatto niente. Non so più che cosa dire. Non riusciamo a segnare. Ma dove sta questa società? Dove sta? Dove cazzo siete, bastardi? Dove siete? Dove siete? Comunque, lo devo anche dire, lo devo ammettere. Colpe ad Allegri tantissime, ma questi giocatori non stanno dando niente. Questi giocatori comunque non stanno dando niente, che oggi non ho visto grinta, oggi non ho visto determinazione. Questi giocatori anche non vogliono dare più niente e noi tifosi non facciamo niente, non ci presentiamo a spaccargli il culo a questi. A ribadire che devono sudare per la maglia, devono dare tutto per questa maglia. Era una finale con l'Inter. Era una finale con l'Inter. No, con la qualsiasi squadra che passa sotto casa. Eravamo sterili, eravamo spenti, non c'era in campo. Non puoi giocare con De Sciglio. Lo so, raga, non. Cioè, adesso venitemi a dire che Allegri è il top degli allenatori. Venitemi a dirlo. Venitemi. Siamo alla quarta con sconfitta. Cioè, ormai così a picco. Stiamo andando a picco. A picco. A picco. E vi siete pianti con il Napoli. Vi siete pianti con il Napoli. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Questa è la realtà e voi non vi volete nascondere perché vi vergognate, ma io ve le sbatto in faccia perché fa cagare, io me la prenderò sempre comunque, e comunque e vi andrò sempre contro perché ho sempre ragione io in questo caso. Ciao!